C'è chi va e c'è chi viene, e io mi trovo in mezzo. Vi trascino anche voi in mezzo e andiamo a vedere quello che succede dentro. Ciao, in cosa consiste il vostro lavoro? È un bel macello spiegarlo, praticamente dare la voce italiana ai cartoni animati di tutto il mondo. Ma per esempio le cose giapponesi che doppiate, non è importante, voi avete occhi piccoli per quelli cartoni lì o no? No, scherzi, gli occhi grandi. Ma li spalanchiamo così. E la voce che usi te per esempio, è questa voce qua che stai usando ora? Guarda, no? Io uso la mia. Cavolo così? Se invece è una molto dolce, molto carina. Oppure faccio anche bambini piccolissimi. Cioè mi è capitato di fare, non so, Michele di Peter Pan. Che è quello piccolo, 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 che parla così ed è molto piccinino. Poi viaggia sempre col pigiamino. Lui è in carne e ossa, io sarei la sua voce. Però esatto. Lui, cioè lei dovrebbe essere... Lui è un lei, ma c'è... No, io sono... Cioè lui dovrebbe essere Rina. Io sono la sua voce adesso. Cioè vi facciamo vedere. Esatto. Sei pronto? Pronto. Io mi nascondo dietro. Va bene. Però. Vai. Tu vai. Vado. Fulmine. E te invece anche? Sì, mi capita di fare i pupazzi, tipo ciao, sono molto contento di essere qui. Oppure dei ragazzi che sempre si disperano per amore. Oh, ti prego, dammi il tuo indirizzo, ti supplico. Sei bellissima. Per esempio, siamo qui a Loco Comics. Sì. Andate a fare tipo spettacoli, come funziona? Yes. Guarda, tu stai guardando, intorno a noi c'è veramente una folla di gente. Questa veramente per noi continua a essere una sorpresa, nel senso che le voci dei cartoni, i cartoni richiamano veramente un fanatismo incredibile, e quindi c'è questi momenti di incontro con proprio i fan, insomma, per con chi finalmente... È strano, però ad esempio in Giappone i doppiatori giapponesi vanno in tour per tutto il paese cantando, ballando, recitando, e noi da 2 anni lo stiamo facendo col Tokimeki. Abbiamo fatto un appuntamento annuale al Propaganda di Milano con l'Oscar dei cartoni animati giapponesi. Adesso siamo col Tokimeki in tour in tutta Italia, quindi ci sono i doppiatori dei Sailor Moon, i doppiatori dei Piccoli Problemi di Cuore, e vanno in giro, cantano, ballano, recitano, e poi trovi tutti i ragazzi vestiti come i cartoni animati che ti seguono, insomma. Facciamo un giornalino che uscirà in edicola, quindi c'è interesse. Sì, sì, sì. E c'è gente in giro che è più pazza di noi, sai. Non lascio mai le cose a metà. Generalmente desisto prima. Alessandro Paranuzzi, Duino, Trieste. Il tuo legame nipponico? Allora, il mio legame nipponico è delirante, perché io ho sempre guardato i cartoni giapponesi. A un certo punto, quando ho cominciato a disegnare, io avevo un grande riferimento che era Pratt, solo che era un troppo grande riferimento. Allora ho pensato, devo fare un mix, cioè devo inserire un qualcosa che mi allontani un po' da Pratt, e ho inserito Lady Oscar. Questa cosa qui è assurda, però è così. E quindi sono strettamente legata sia al cartone come visione, poi a me forse non capiterà mai di fare cartoni animati, però anche a questa loro semplicità, cioè, nel senso anche di appiattimento delle cose, di linearità, che per me è molto forte. Poi è chiaro che io da occidentale non riesco ad arrivare a quel livello, cioè ho il barocco, tante cose occidentali dalla mia parte, però mi interessano loro. Trust in me. La novità di Lucca di quest'anno è che c'è questo padiglione antiquariato. Siamo 13 espositori specializzati in fumetto antiquariato e fumetto da collezione, che non vuol dire che sia vecchissimo, perché ci sono alcune cose anni 50-60 che valgono moltissimo, forse più di quelle degli anni 30. Ci sono 3 filoni importanti del collezionismo di fumetti, che sono la produzione Disney, ovviamente, come in tutto il mondo, quindi con le varie edizioni dagli anni 30 a oggi,
la produzione Bonelli, che ha iniziato nel 1941 ma si è affermata dal 48 in poi con la nascita di Tex, e alla fine abbiamo altro materiale interessante come Diabolik, che insomma è un buon terzo in posizione. Read him and weep. One of us is a dirty, lying cheater. And it ain't me. No yellow-bellied tinhorn is gonna call me a cheater! L'ignoranza non sa parlare né tacere. Flavio Ferro, Piacenza. Posso chiedere di votare il sacco per vedere cosa ha comprato? Sacco. In realtà ho comprato solo queste tre riviste qui. La Svastica è una rivista che usciva durante la guerra, perché del 41. E quanto hai speso fino adesso? Ho speso 20.000 lire. Una schifezza, niente di speciale. Non ho speso tanto, meno di 100.000 lire. Quanto ho speso? Poco, 10.000 lire. E how much did you spend? Ho speso 7.000 lire, sì. Ma avrà speso sulle 100.000. Ma una cinquantina. 20.000? No, non tanto. 35. Sulle... una trentina di mila lire, una trentina, sì. Quasi 100.000 lire. Sulle 50, non di più. Più nulla. Come nulla? No, mi hanno regalato tutto. Una volta che una persona ovviamente si è messa alla prova e ha tentato i primi disegni, e quindi in qualche modo abbiamo già un piccolo portfolio, un piccolo book di lavori da poter presentare in giro, la cosa migliore o l'unica cosa da fare non è altro che girare per le mostre di fumetti che periodicamente vengono organizzate sia a Roma che a Lucca e in altre città d'Italia, come ora anche a Napoli, a Padova, a Milano, e girare stand per stand ogni editore e proporsi senza alcun tipo di timidezza o di insicurezza, anche perché un'eventuale stroncatura non può far che bene se un artista poi ha intenzione veramente di affrontare seriamente il lavoro, perché non è altro che la stroncatura non va trasformata in altro che in uno stimolo per poter migliorare e quindi per potersi ripresentare alle solite case editrici e eventualmente dimostrare: ehi, guardate, vi siete sbagliati, perché io ora sono riuscito a fare questa cosa qui. Leggo fumetti da quando ero piccolino, Monello, l'Intrepido, il Vittorio, no, non ho mai smesso, sono diventato un collezionista, ho anche una discreta collezione, sono diventato amico di qualche disegnatore, di qualche sceneggiatore. Salvatoris voleva delle armi che non fossero del futuro molto lontano, perché il film si svolge nel 2005. Allora, anche le marche delle armi sono quelle attuali, sono partito dai calci delle pistole normali e lì ho arricchito tutta la parte dei calibri e delle canne con materiali di tutti i generi, alluminio, plastica, ottone, legno, di tutti i tipi. Poi assemblandoli e colorandoli in un certo modo danno l'aspetto di un'arma molto pesante, inquietante e del futuro, perché adesso non esistono queste funzioni. Credo proprio che questo punto me lo aggiudico io. Non credo. Merda. Io faccio l'illustratore da tanti anni, però faccio anche sculture, modelli, i modelli delle astronavi e queste cose. Passare dalla dimensione piccola alla dimensione scala 1:1 è stato bellissimo, anche perché avevo già avuto esperienze con spot pubblicitari, ma mai con il cinema. Prima di tutto ho letto la sceneggiatura, che è bellissima, del film,
E poi ho parlato con Salvatore di come lui vedeva questo futuro. Allora mi ha dato un'impostazione generale per farmi capire come vedeva le cose. E da lì sono partito a fare una serie di bozzetti che poi lui mi approvava e io passavo alla realizzazione. Sono Gas Gas della Kuwait and Texas Gasoline. Inserite il vostro chip di credito per cortesia. Accettiamo Money Express, Mama Card, Tokyo Overworld, Fujimax, Italfive. Vi consiglio di non toccare alcuna delle mie parti senza prima aver inserito il vostro chip di credito. Io mi sono innamorato del film già prima, cioè durante la fase della sceneggiatura. Chiaro che quando l'ho visto mi è piaciuto moltissimo. Jeff Hawke rischi di diventare un cartone animato. It risks becoming a moving cartoon. Yes, it's possible. With puppets, the people who made Mars Attacks, the little fellas that went attack, attack, attack. E nel caso di un cartone animato, si può anche andare nel suo vita personale al di là della striscia. When you make a cartoon, will it have some of his private life as well? Yes, I think for a film, he has to be more than a cardboard figure. He has to have a kind of a life beyond flying and chasing aliens. He has to have a girlfriend, in fact. Dovrebbe avere un ragazzo, perché dovrebbe avere una vita normale, perché non è più una striscia di un giornale, ma dovrebbe avere una vita tutta sua. Luca is a marvelous convention. Quite the best I've ever heard. People are friendly. I can't understand what anybody's saying, so I just say, no, I'm probably going to say, but it's wonderful. Dice, non capisci niente quello che dici qui a Luca Comics, però è bellissimo, non solo la città ma le manifestazioni. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town. E che fine ha fatto la satira attraverso il fumetto in Italia? Questa è una bella domanda, me lo sto chiedendo anch'io questi giorni. E fine ha fatto la satira? Quando Dio la pensa diversamente da noi, cominciamo a dubitare della sua infallibilità. Alessandro Paronuzzi, Duino, Trieste. Roger Rabbit è scappato dalla vecchia fattoria e Silvestro se n'è andato dalla casa dello zio Tobia. Snoopy già l'aveva fatto tanto tanto tempo fa, solo Ciccio c'è restato, il figlio down di nonna Paperà. Anche Minnie e Topolino, Pippo, Pluto e Paperino sono andati tutti via dalla vecchia fattoria, hanno ucciso l'uomo ragno, è finito Superman e persino Charlie Brown non si sente tanto bene.